l'Europa tanto spesso invocata a sproposito, soprattutto quando si tratta di picchiare i lavoratori, se ne escono dando la colpa all'Europa, ma non si ricorda dell'Europa quando si tratta di soddisfare le esigenze dei lavoratori. Questa è la situazione concreta. Quindi, da un lato si persiste, ovviamente non possono che essere a termine, non c'è dubbio, i nuovi assunti, ma dall'altro lato, per quanto riguarda coloro i quali da anni servono lo Stato in questa maniera, loro faranno dovranno fare gli esami praticamente ancora ogni quattro anni. Ho finito, Presidente. Va bene, riprendo alla prossima puntata. Grazie. Grazie. Collega Turco, le chiedo se vuole parlare come relatore o come membro della sua componente, perché con me membro della sua componente ha ancora 2 minuti e mezzo, dopodiché... Come relatore, prego. Molto brevemente, Presidente. Non posso che condividere e associarmi alle considerazioni svolte dal collega Sannicandro e dal collega Molteni e invitare maggioranza e governo a cambiare il parere almeno ad un emendamento, in modo che possa essere approvato un emendamento e il provvedimento sia costretto quindi a una seconda lettura al Senato. Dopodiché è chiaro che con una decretazione d'urgenza il termine del 31 maggio per la proroga della magistratura onoraria possa arrivare tranquillamente al 31 dicembre e dare quindi al Parlamento la possibilità effettiva di cambiare in meglio questo provvedimento che, ripeto, vede la totale contrarietà dei diretti interessati, ovvero sia di tutta la magistratura onoraria. Grazie. La ringrazio. Ci sono altri interventi? No. Dichiaro aperta la votazione. 2.3 Sannicandro. Pareri contrari ai relatori di maggioranza e del governo. Il relatore Colletti si rimette all'aula. Il relatore Turco è favorevole. Simone Valente, Castelli, chi altro? Simone Valente ancora non riesce a votare. Bene, ha votato. Mucci. Qualcun altro?